Non un match bellissimo sul piano statico tra Genoa e Pescara, ma molto interessante sotto il profilo tattico. Per lunghi tratti è sembrato un rompicapo. Finisce 1-1 tra episodi, espulsioni, sviste arbitrali. A fine partita il peggio lo regala, si fa per dire, Enrico Preziosi, cui giustamente replica Daniele Sebastiani. Sì, non abbiamo ancora fatto un punto sul campo, quando rivedesse con voi non parlo, va bene. Io se fossi con Preziosi penserei alla squadra sua, non al Pescara intanto, e poi penso che i punti sul campo il Pescara ne ha già fatti, ne poteva fare molti di più, e se lucia dei calciatori che mandano all'altro paese l'arbitro non è certo colpa del Pescara, e quindi è un problema che deve vedersi in casa sua. Risultato, va detto, a prescindere dagli episodi, giusto, ci pensa Juric a rimettere a posto le cose. Oddo invece spiega la logica di qualche scelta. Bisogna fare anche mea culpa, no? Cioè, certe cose non bisogna fare, già abbiamo problemi con tutti questi infortunati che in 3 giorni è una strage, non dobbiamo perdere giocatori per espulsione. Genoa è una squadra che gioca molto su quelle caratteristiche che a noi ci fanno sempre male, che sono la fisicità, l'aggressività, e noi abbiamo controbattuto con un po' di sagacia tattica e con qualità e con delle ripartenze, perché era l'unica cosa da fare oggi, perché per il nostro tipo di gioco contro il Genoa, che usa molto l'ampiezza del campo, avremmo fatto molta fatica. Da una parte Juric, pressione, intensità, duelli individuali a tutto campo, dall'altra Oddo, fraseggio, movimento senza palla e verticalizzazioni improvvise. I due tecnici, insomma, si conoscono alla perfezione, così a cambiare sono gli attori più che il sistema di gioco. Zampano, esterno alto, sull'avversario opposto Mitrizza, vera novità, alla prima da titolare nel massimo campionato. Benalì, mezzala con Memushai, il rientrante Brugman davanti alla difesa. Pepe annunciato titolare, finisce KO durante il riscaldamento. Genoa privo di Pavoletti, Veloso e Orban, 3-4-1-2, Gentiletti in difesa e Denilson tutta fascia sulla corsia di destra, in attacco al fianco di Ocampos per la prima volta dall'inizio Giovanni Simeone, figlio del Ciolo, allenatore dell'Atletico Madrid. Calcio propositivo da parte di entrambe, eppure Genoa e Pescara non segnano da 207 minuti. Parte bene l'11 biancazzurro, la rapidità di Caprari che fa fuori Gentiletti, arma il destro, primo sussulto della partita. La risposta del Genoa è da brividi. Cross di Edenilson. Ocampos anticipa sotto misura Crescenzi. Bizzarri fuori causa. Zampano allontana la palla, carambola prima sulla coscia, poi sul braccio del difensore. Dunque recriminazioni infondate. Nuova insidia al minuto 14. Ocampos, c'è la potenza, non la precisione. Subito dopo, versato opposto, spunto di Mitrizza. L'appoggio a Caprari, destro poderoso, l'ex Perin. Alza sopra la traversa. Problemi al ginocchio per Ocampos, cambio obbligato dentro Gakpé. 31esimo, Caprari si gira in un amen, palla in mezzo, Izzo da Tergo su Memushai, fallo evidente in area, per Irrati non c'è nulla. Ripresa, dentro Pandev, fuori in Cham, il Genoa alza il ritmo dopo neanche 2 minuti. Break difensivo di Gentiletti che serve Simeone, troppo distante Fornaser, controllo in velocità e raso terra mortifero. Bizzarri battuto, 1-0 Genoa, primo gol italiano per l'ex River Plate. Al 18esimo Verre rimpiazza Benalì, 6 minuti più tardi Manai per Memushai, Caprari trequartista. Secondo giallo al 28esimo per Edenilson, rosso-blu in 10. Juric sostituisce Simeone con il difensore argentino ex Palermo Muñoz, 5-3-1. Occasione gol per il Pescara 33esimo. In realtà Pandev subisce fallo da Benalì che si accentra, ma non impegna più di tanto Perin. Il macedone protesta più del lecito, rosso diretto, altra espulsione. Genoa in 9, asserragliato nel suo fortino, ma pericoloso in contropiede. 3-4-2. Sinistro di Laxalt, blocca a terra Bizzarri. Finale incandescente, il minuto 40 il pareggio. Strepitoso Zampano, saltati Laxalt e Gentiletti, invito in mezzo, Manai opportunista, 1-1. Seconda rete in campionato, sempre in trasferta per l'attaccante albanese. Il Pescara vuole vincerla, 46esimo, Verre ha sul destro la palla del match, ma da ottima posizione non inquadra lo specchio. 3 minuti più tardi, cross morbido di Caprari, sempre Verre, precede di testa Izzo e sfiora il palo. Non c'è più tempo, terzo pareggio per i biancazzurri, primo in trasferta, giusto così.